Cicconia, 12 agosto 1995, ore 19:30 circa. Abbiamo appena assistito alla Santa Messa celebrata da Don Augusto Passeri ed è processionalmente che il quadro con l'immagine della Madonna del Fossatello viene portato fuori dalla chiesa per essere sistemato nel furgone che lo porterà a Titignano, un'altra realtà della parrocchia di Cicconia, dove è previsto il terzo appuntamento dell'itinerare della fiaccola della vita e della speranza. A portare l'immagine sacra è il gruppo dei ragazzi vestiti con le casacche celesti della realtà di Cicconia. È presente anche, lo abbiamo appena intravisto, il gruppo della colonnetta con casacche rosso bordeaux e quello di Prodo con colore verde. Vogliamo ricordare che ognuna delle sette realtà ha un proprio colore ed un proprio stendardo che vengono lasciati a bella mostra nel luogo in cui la fiaccola della vita e della speranza sta simbolicamente ardendo. Il furgone, come per le altre due volte, è stato abbellito con tanta attenzione e amore. Alcuni signori della commissione interparrocchiale stanno dando gli ultimi ritocchi all'addobbo per renderlo della massima spettacolarità e il più possibile degno di contenere l'immagine della Madonna. Nel furgone è stato collocato anche il crocifisso fatto con il legno degli ulivi dell'orto del Gelsemini, portato in Italia dal patriarca di Gerusalemme. Il crocifisso rimarrà nella terra orvietana per un anno circa. Intanto i fedeli assistono con vera partecipazione e devozione e guardandosi attorno è facile intuire una certa mestizia per vedere partire il quadro di questa Madonna miracolosa a cui sono state affidate per ben 43 giorni, periodo in cui è stata esposta nella chiesa parrocchiale, tanti desideri, tante attese ed invocata per ogni aiuto. Intanto il parroco sta dando le disposizioni per dare allo svolgersi dell'avvenimento il più ordine possibile. Il corteo, come sempre, deve dare anche quel fascino e spettacolarità che merita e che ben gli si addice. Corbara, Fossatello, eccetera. Si sta percorrendo la strada statale 317 bis, si è appena lasciata Cicconia. Questa strada ci porterà alla colonnetta di Prodo, dove, come abbiamo sentito dal parroco, vi sarà una prima sosta per una preghiera. Ad aprire questo corteo è la macchina delle guardie comunali, quindi il furgone con gli stendardi, poi altre macchine, vi è questa nostra postazione di ripresa, che precede il furgone recante il crocifisso e il quadro della Madonna del Fossatello. Infine un corteo di macchine, già di una certa rilevanza, che si arriccherà strada facendo man mano che si toccheranno le altre realtà parrocchiali. Siamo giunti alla colonnetta. I fedeli de qui non si sono fatti pregare e con vero slancio fanno barriera su ambo i lati della strada al passaggio del furgone recante il crocifisso e l'immagine della Madonna. È un momento di attiva partecipazione, di gioia e di preghiera. Vogliamo ricordare che sarà il prossimo venerdì 18 agosto che il quadro della Madonna del Fossatello sarà portato nella chiesa di questo popolo in occasione della festa patronale.
Santo, amen. Ci fermiamo per un saluto a questa zona della colonnetta per invocare su questa parte della nostra comunità parrocchiale la protezione della Madonna. Siamo andrò a vederla lì in cielo, patria mia. Il momento di riflessione è terminato, il corteo di macchine ha ripreso il suo cammino. La prossima sosta sarà a Prodo, dove il crocifisso sarà collocato nella chiesa del paese. Intanto sta sopraggiungendo il buio, sono circa le 20:30 e l'incolonnamento delle macchine allungandosi a dismisura sta dando spettacolo e dimostrazione di fede. Ecco, qui ci sta accogliendo la gente di Prodo. Qui a Prodo vi è la seconda tappa di questo viaggio. Forse un certo miracolo è già avvenuto. Sì, quello di avere intenerito i cuori di tanti, che in questo momento, vuoi forse per la fede, vuoi forse per l'amore, vuoi forse per pregare, vuoi forse per ringraziare o forse anche per curiosità, tutti insieme gioiosamente stanno contribuendo a rendere questo passaggio incisivo e maestoso. Un grazie a tutti loro da parte della commissione interparrocchiale che si è presa cura di gestire l'intera manifestazione che, come abbiamo già detto, è partita il 24 di aprile e si concluderà l'8 settembre. Chilometri e chilometri di macchine fanno da corolla a questo andare, dando più incisività alla partecipazione. Si rimane commossi per tante presenze e i tanti fari che nell'imbrunire incominciano a confondersi in un tutt'uno come una scia di fuoco, accendono ancora di più le certezze di quanti questa sera, unendosi in un'unica preghiera, hanno creduto nella vita e nella speranza.
vapore bruciate. Ecco, siamo, cari fratelli e sorelle, di queste sette realtà pastorali che il Signore ha affidato alla mia cura. Siamo qui nella piazza di Gignano, davanti alla chiesa che riapriamo ufficialmente questa sera. Era stata chiusa e questa sera riapriamo con la protezione della Madonna. È dedicata questa chiesa a Maria Assunta in Cielo. Non poteva capitare una data migliore per riaprirla proprio in occasione, ecco, della festa dell'Assunta. Ed allora termina così questo terzo appuntamento avanti al bellissimo castello dei Conti Corsini, un paese rimesso a nuovo, un paese che, come ha detto prima il parroco, ecco, è tornato a vivere. Questa sera termina qui un momento di tanta commozione, di tanta preghiera, di tanta fede. Abbiamo visto bambini baciare l'immagine della Madonna, abbiamo visto fedeli avvicinarsi e accarezzare il quadro, abbiamo visto un corteo di macchine lungo per chilometri, ma ora noi qui per chiudere vogliamo anche capire l'emozione dei signori di questo paese, ecco, che cosa hanno provato, come hanno preparato questo, come hanno atteso questo avvenimento, che cosa faranno nelle prossime ore, nei prossimi giorni in cui questa immagine così sacra si trova qui esposta nella loro chiesa. Buonasera a tutti, io inizio con il signor Giulio, mi pare, che è un pochino quello che ha coordinato, che coordina i lavori all'interno di questo castello. Sappiamo che qui c'è l'agriturismo, quindi c'è anche gente che viene da fuori, e quindi lascio il microfono per prima a lei, ecco, per parlare un pochino, ecco, di questo avvenimento, come l'avete vissuto nelle ore passate, come lo vorrete vivere in questa settimana. Questa che non si faceva una processione a Tirignano sono oltre 20 anni e ecco, questo dice un po' tutto. Questi 20 anni, morto il vecchio parroco, il paese era quasi, direi, abbandonato, diciamo, dalle preghiere, dal culto religioso. Perciò questo avvenimento riporta un po' la speranza anche per chi crede nella rinascita del paese. Ecco, questo è l'impegno che ci siamo presi, che mi sono preso quando sono venuto qua 16 anni fa. E penso oggi il paese sia un po' rinato, certo. Rivive. Diciamo anche per merito suo. Ma per merito di tutti gli abitanti del paese che sono rimasti sul posto e hanno creduto nella rinascita di Titignano. Bene, io quindi lei, in tutta sincerità, quanto ha contribuito a far aumentare il numero di questi fedeli qui in questa settimana? Cioè in questi giorni, come ha contribuito a far sapere dell'avvenimento che... Tanta gente. Tanti anni non si faceva nemmeno la festa, perciò dopo questa processione continuerà la festa del paese fino al 15 d'agosto, che è il giorno della Maria Assunta in Cielo, che è il patrono di Titignano. Perciò ci saranno 3 giorni di festa e dove tutti dei paesi vicini possano venire a Titignano, saranno ben accolti e cercheremo di allietare le serate, ecco, che verranno a trascorrere qua. Benissimo, signor Giulio, io la ringrazio, vorrei passare ai suoi concittadini anche da loro un'impressione. Ecco, lei come ha vissuto questi momenti, la predica del parroco, commovente? È abbastanza buona. Poi ha detto tutto qui il signor Giulio, ecco. Noi gli diamo un piccolo contributo e da una mano. A parte del comitato Festarolo di qui, di Titignano, lei? Sì. Ecco, tutti di Titignano, qui c'è i più giovani. Ecco, allora, certo, che cosa si aspetta, ecco, da Mario, che cosa si aspetta da questo evento? Cioè lei c'ha un'immagine di una Madonna che è ritenuta qui miracolosa. Al Fossapello, ha detto Don Augusto, nel 1730 sono avvenuti per mezzo suo dei prodigi, dei miracoli. A Cigonia sembra che ha fatto dei miracoli in questo mese che è stato lì. Lei che cosa si aspetta? Sì, che facesse anche noi, l'aspettaremmo qualche miracolo. Che cosa vorrebbe che capitasse qui? Che migliorasse qui a Titignano? Che migliorasse, venisse anche un po' da gente in più. Ma che sia più buona, no? E che sia più buona e più rispettosa,
Per lei è la stessa cosa. Sì. Lei? Vi auguriamo che effettivamente l'immagine della Madonna qui a Tirignano sia non solo un momento così festoso, ma anche un momento di riflessione, come lo è stato nell'altri tre appuntamenti, quello del Fossatello, quello di Cigonia, quindi qui. Bene, arrivederci, quindi. Alla prossima. Alla prossima, no, diciamo al momento in cui l'immagine venerdì prossimo sarà portata nell'altra realtà parrocchiale, che è quella della colonnetta di Prot. Una buona sera e buona preghiera, diciamo, ecco, per questa vostra festa, per la vostra patrona. A tutti un saluto cordiale e arrivederci.